Visto che ho bevuto un Negroni e anche un Negroni abbastanza... No, siamo qua, che siamo qua in tanti, abbiamo una battaglia comune, una sfida importante non da affrontare, ma da vincere. Allora, quello che io noto, voglio solo dire questo, è che c'è un po' di pessimismo. Credo che invece ci sono elementi che ci possono dire che possiamo e dobbiamo essere ottimisti, e oltretutto dipende da noi anche ridare entusiasmo a chi forse l'ha un po' perso per i motivi che tutti conosciamo. Allora, iniziative come queste sono importanti, Franco è importante come amico, come persona con cui abbiamo fatto 5 anni che di cui ho visto il riconoscimento. Uno può sempre parlare delle classifiche internazionali che abbiamo scalato, nazionali, dei giornali di tutto il mondo che parlano ormai di Milano come una città all'avanguardia, che ha superato non solo le città europee ma anche altre città importanti del mondo. Ma vorrei ritornare a una cosa molto più semplice, ma credo per noi milanesi molto più importante. Un'ora e mezza fa, insieme all'assessore Besconti, abbiamo salutato e dato un piccolo ricordo, cosa che si fa tutti gli anni, ai coloro che sono andati in pensione dal comune nel 2015. Questa volta erano tantissimi. E devo dire la verità che da come ci hanno accolto, da quello che ci hanno detto, mentre noi ringraziavamo loro per quello che hanno fatto nei 20, 30, 40 anni del lavoro all'interno del comune, loro hanno ringraziato non tanto il sindaco, hanno ringraziato noi perché hanno detto più volte, ripetutamente, Milano è diventata una città bellissima. Gli manca il mare, ma adesso avremo anche il mare a Milano. Grazie.